Scarica qua! Dietro! Buona! Bravo! Non ho capito, ma c'è un stanno? Più lungo da capo, da capo, da capo. Sono rimasto in voce di partita. Sono stato giocato, sono rimasto. Cacciala! Anche voi sono rimasto in partita da giocare, anche io sono partito, sono rimasto. Dopo di questo sì. Uno di questi. No, c'è la pausa, da con la giungetta. C'è sei sono. Abbiamo sette a giocare. Sì, ancora!
Meglio di me, meglio di me, meglio di me, meglio di me, sicuro. Eh beh, diciamo che si muove un po' più di te, dai. Non si muove più di me. No! Ma non è che se questa veste fa rispettare, tanto io. Vero? Questo vuol dire, non vuol dire. Ma perché questo vuol dire, non poi ogni volta c'è... Poi dimmi, c'è di me, no, no. Tutto se lo prende tutto. Che ridicolo, albero! Gli vogliono una buona lotta, questa volta. Oh! No, 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 marchiamo, guagliò, marchiamo! Guarda, guarda, guarda! Non posso scappare, mi aspetta fuori ancora. Allora, Pino Alessandro, tecnico del Scopì, oggi qui in missione di spettatore della partita per Inter Forze Città di Maine. Allora, Pino, tutti abbiamo visto un po' questa partita, insomma, forse un po' lenta, insomma, dove l'arbitro ha spezzato molto la partita, molte ammonizioni, l'espulsione anche alla fine. Insomma, poi il primo tempo non si è visto qualcosa, poi il secondo insomma non si è visto più niente, insomma il cavallo ha più a non prenderle, giocando di rimessa, e l'Anicastro insomma più volte ha ricordato almeno due rigori, non sappiamo se c'erano o non c'erano, e poi insomma alla fine secondo me è un pareggio giusto. Ecco, tu come giudichi questa partita, come l'hai vista dal tuo punto di vista? Ciao Francesco, buonasera a tutti. Sì, in effetti l'Anicastro aveva cominciato benissimo, trovando il vantaggio dopo pochissimi minuti, e questo poteva far pensare a una partita in discesa. Le difficoltà di classifica del Chiaravalle e il gol subito a freddo potevano in qualche modo portare uno sconquasso all'interno del Chiaravalle, che invece non si sono disuniti, si sono compattati, hanno, dal mio punto di vista nel primo tempo in particolare, hanno fatto una buona partita, trovando il pareggio, e onestamente mi hanno fatto una buona impressione, confermando quello che già mi avevano fatto vedere quando li ho incontrati io col Piscopio. Secondo tempo la Raffaele Nicastro ha cominciato di nuovo a sprombattuto, cercando di trovare il gol del vantaggio, anche se poi l'espulsione di Tarzia in qualche modo ha limitato gli attacchi del Nicastro, e forse poi in 11 contro 10 il Chiaravalle, se ci avesse creduto un pochino di più in qualche ripartenza, probabilmente avrebbe potuto trovare il secondo gol. In conclusione, credo che
pareggio sia il risultato più giusto per quello che tutti due. Senti, abbiamo visto un Marotta molto nervoso oggi, ci sembrava meno da qua che ce l'avesse con l'abbro. Tu, ecco, cosa senti dire? Ce non giudichiamo perché non sappiamo i fatti, però voglio dire, ci è sembrato un po' troppo nervoso secondo noi, anche se Panco lo conosciamo, è una persona molto pacata, una persona molto equilibrata. È chiaro che a questo punto del campionato la tensione sale un po' per tutti, perché le partite cominciano ad essere sempre di meno, i punti sempre più pesanti, per cui ci può stare che in una partita in cui cominciano a venire fuori delle difficoltà si possa un pochino perdere la calma. Io così dall'esterno penso di poter dire che comunque l'arbitro, sebbene abbia avuto in alcuni frangenti un atteggiamento un po' da protagonista, però non credo che sia stato determinante a danno di una squadra o dell'altra. Ripeto, ci sta, è normale ogni tanto, soprattutto a questo punto del campionato, perdere un attimino la calma, però penso che non abbia fatto poi alla fine niente di trascendentale. Pino, una cosa, i risultati quelli di fronte al momento 1-1, non sappiamo come era, però diciamo 1-1 badolato, e oggi la Raffaele che ha pregiato 1-1 in casa, credo che il Bisco Pisa domani dovesse riuscire a fare il colpaccio, io non voglio essere uno, noi saremo là, cerchiamo questa partita, non c'era voglia l'amico Fioretti che ci seguirà, ci segue, ecco, penso che abbiate la possibilità di tornare in corsa per tutto, insomma, perché due punti in più sulle dirette avversarie a questo punto del campionato non sono male, ecco. Tu, ecco, come Francesco, è chiaro che se dovesse essere confermato anche il risultato di parità, ma credo obiettivamente, in tutta sincerità, soprattutto il pareggio oggi del Nicastro, un risultato che a noi, a chi spera di poter agganciare il treno ai playoff, è un risultato che fa comodo, questo è innegabile. In ogni caso la partita nostra di domani, l'obiettivo era e restano i tre punti, ed era a prescindere da quello che sarebbe successo poi oggi qua. Per noi domani è una partita... Allora, per caso di vittoria voi lo soppassereste, perché sono a 30, se voi vincereste 7-28 con 31, diciamo, ecco. Sì, sulla carta sì, ma c'è una partita da giocare, una partita sicuramente difficile. Loro in casa, una squadra molto molto forte, molto temibile, ha lasciato pochissimi punti agli avversari, quindi sappiamo che ci aspetta una partita tosta. Noi abbiamo qualche defezione, però abbiamo comunque la consapevolezza e la determinazione di provare di tutto per vincere questa partita e fare il massimo, come ti dicevo l'altra volta, per non lasciare niente di intentato per questa lotta ai playoff. Va bene, che c'è da dire? La verità, come ti è sembrato, l'hai già detto, diciamo, non parliamo degli abiti, oggi non è la tua partita, non ci voglio dire, non parliamo, soltanto, no, tu lo sai, io non parlo degli arbitri. Negativo, secondo te, con la... Francesco, io non parlo degli arbitri, a me tutto sommato è un arbitraggio che è piaciuto, non fosse altro perché ha dimostrato autorità e coerenza nelle sue decisioni, non si è fatto influenzare in nessun momento da parte di nessuna delle due squadre, nemmeno in quei momenti in cui magari il nervosismo l'ha fatto un pochino da padrone, ha avuto il polso fermo, sicuramente avrà commesso qualche errore, però ha avuto l'autorità e la fermezza di condurla con lo stesso metro di giudizio dall'inizio alla fine. Forse l'unica cosa è che magari all'inizio ha sventolato qualche cartellino giallo di troppo, senza che questo magari fosse necessario, considerato che era una partita fino a quel momento molto tranquilla e gli interventi commessi non erano, dal mio punto di vista, da sanzionare con i cartellini gialli, però ripeto, sono dei dettagli che poi nel contesto della partita non hanno assolutamente influenzato la stessa, e ripeto, a me è piaciuto perché quando vedo un arbitro fermo e deciso, che arbitra con autorità, credo che in questa categoria... Ma anche competente, diciamo, perché c'è... Sì, appunto, penso che lo conosciamo, perché è un ottimo arbitro, perciò voglio dire... Sì. Va bene, Pino, io ti ringrazio per la tua sempre gentilezza con grazie noi, te, forse ci vediamo domani magari per l'intervista dopo partita con... siamo a Camino Fioretti, magari assieme. Okay, grazie. Ciao, Francesco. Antonio Manno, tecnico del Chiaravalle Calcio per Interforze Città di Maglia. Allora, Antonio, tutto abbiamo visto una partita, insomma, un po'
Secondo me è lenta, magari, però giustamente voi avete giocato fuori casa, avete fatto la vostra partita, e tutto sommato c'era con me in panchina anche il ministro Alessandro, che ha detto che secondo lui ha giocato meglio Chiaravalle che era offerta. Però noi, dal mio punto di vista, io parlo dal mio punto di vista, direi che se la partita del primo tempo forse più bella, Chiaravalle ha giocato forse meglio di Nicastro in molti frangenti, un bel gol di pareggio di Pironacci, e poi secondo tempo insomma avete forse provato più a non prenderle, avete rischiato qualcosa, poi il Nicastro ha contestato per due rigori che noi non abbiamo, sinceramente non abbiamo visti, però ovviamente, però noi ci siamo davvero più volte fuori dal campo che dentro il campo, insomma, abbiamo visto anche un tecnico Marotta molto nervoso, non so per quale motivo, non so, è vicino, forse non so se hai capito qualcosa, non so, c'era Marotta nervoso con l'abito, non so per quale motivo, ecco. Tu, ecco, insomma, ecco, poi ci abbiamo visto un Chiaravalle, insomma, oggi secondo me forse in una delle sue migliori partite, anzi, anche se come dici tu, magari può fare di meglio sicuramente la tua squadra. Ecco, tu, ecco, come giudico, siete d'accordo con la nostra analisi, oppure insomma hai da ricordare qualcosa magari? Tu, ecco. No, io penso solo che dalla vicenda che stiamo attraversando abbiamo dato come domenica il massimo della nostra condizione attuale. Quando parlo di condizione non mi riferisco solo alla condizione fisica, ma soprattutto mi riferisco alla condizione mentale, perché stiamo attraversando un momento di difficoltà, perché diciamo c'è qualcosina che non va, però la società si sta adoperando con tutti i mezzi possibili e immaginabili e con il garbo di sempre a venire più incontro possibile ai calciatori. Diciamo che questo tipo di atteggiamento che abbiamo avuto oggi sostanzialmente è quello nostro, è quello che ci appartiene, ci hanno creduto, hanno lavorato. Non è facile uscire da questa situazione, perché noi abbiamo avuto in questi ultimi periodi, come oggi, tre squalificati, insomma la dice lunga. Avevamo pure infortunato il portiere, che era un fuoriquota, eravamo contati con il fuoriquota perché ha avuto un leggero infortunio. Voglio dire, noi abbiamo dato il massimo, è normale che viene a pareggiare in un campo difficile, è normale che vada di più a un certo punto, vada di più a non prenderle che a fare, diciamo. Anche se noi il tuo portiere sempre ha fatto un ottimo intervento, secondo me ha fatto belle parate anche su punizione di Muraca. Io penso che può fare di più, perché non è una critica, la mia non è una critica, sì. È una modesta osservazione. Sul gol, diciamo, abbiamo collaborato noi, perché bastava mandare la palla fuori con un po' di forza ed era una palla persa, invece l'ha rimessa in gioco un giocatore locale, ma questo ormai è acqua passata. Stavo dicendo, per noi era importante soprattutto il risultato, perché abbiamo fatto in tantissime occasioni prestazioni, però non abbiamo raccolto niente. Poi al primo errore ci hanno sempre punito. Oggi abbiamo ancora confermato una fragilità iniziale, cioè troviamo un po' di difficoltà ad avere subito la rabbia. E come domenica scorsa col Pronti, dopo 50 secondi abbiamo preso gol molto dubbio, i nostri giocatori nella loro fragilità mentale si sono fermati, non si dovevano fermare, quindi abbiamo preso gol dopo 50 secondi. Oggi abbiamo preso gol dopo 8 minuti, quindi voglio dire, si poteva, come dire, ci possiamo sicuramente gestire meglio inizialmente, però dipende tutto da questa serenità mentale che ancora non abbiamo. Io mi auguro che questo punto serve un po' per tutte le vicende, e penso che non abbiamo rubato niente, con un pizzico di lucidità quando abbiamo sfruttato un po' le ripartenze, perché loro erano in 10, l'ultimo quarto d'ora l'hanno fatto in 10, gli ultimi 20 minuti l'hanno fatto in 10, avessimo avuto un po' di brillantezza in più, un po' di come dire, meno, più cattiveria, più fame. Anche prima dicevo questo, prima stando, dicevo che se ci fosse stato un po' di più, forse sarebbe riuscito magari anche a fare una. Noi è normale che nel momento in cui non ti alleni più con,
con una certa rabbia e con una certa forza d'animo, è normale che va a indebolire quella che è la forza mentale, ecco. Forza mentale che poi viene trasmessa anche alle gambe ed è tutta una conseguenza. Il campo sicuramente da fuori può sembrare bello, ma dentro sicuramente i giocatori negli ultimi minuti hanno un po' sofferto perché il campo era piuttosto pesante, ma questo non voglio dire che sia un attenuante, perché il campo messo in una certa condizione era sia per loro sia per noi. Ripeto, per noi era importante non una prestazione, perché con la prestazione non vai da nessuna parte, ma a questo punto egoisticamente parlo del risultato. Penso che non abbiamo rubato niente. E abbiamo, penso giusto e abbiamo, No, penso che sia giusto. Io penso che di parate, una delle più belle parate l'ha fatta il portiere ospite, il portiere locale, che quando mancavano qualche minuto al primo tempo, bellissimo, davvero, Maiolino da fuori ha dato una bella botta, ha cercato più lo specchio che la potenza e la precisione, e il portiere loro penso che abbia... Ma poi c'è anche una direzione, è stato proprio bravo, perché diciamo che un difensore avesse anche detto la palla e lui è stato bravo ad... Io penso che il pareggio non deve poi essere preso magari negativamente, ecco. Non mi sembra che il pareggio sia stato rubato, poi ognuno nel calcio può dire tutto quello che vuole, però è normale che loro hanno perso qualche punticino in casa, lottano per i playoff, noi per non retrocedere. E vi posso assicurare che la squadra che si è vista oggi, questa non è nemmeno al 50%. Vi lascio immaginare il mio rammarico, ma il rammarico anche dei ragazzi, perché non hanno quasi alzato mai la palla, sempre con la palla a terra. Noi il gioco ce l'abbiamo, in testa le idee ce l'abbiamo, però sono state offuscate da altre vicende. Senti, un'altra cosa, come ti sei fatto questo arbitraggio? Un po' fiscale, un po' protagonista? Non è un po', cioè, bravo, ma un po' troppo pignolo. Ecco. Io è la seconda volta che lo incontro. Sinceramente, non è stato cattivo. Non penso che sia stato lui a determinare il pareggio. Poi è normale che... con gli arbitri purtroppo bisogna avere un po' di pazienza, bisogna avere tanta tolleranza, no? Cioè, ha sbattuto pure fuori rosso diretto a Costantino quando mancavano una manciata di minuti, e anche domenica per noi una grossissima perdita, no? Una grossissima perdita. E quindi tutto sommato io gli arbitri un po' sono così. Penso che ce ne siano di peggio comunque. Va bene. Allora, noi ti ringrazio, sono gentilezza, sempre molto gentile con noi, per forza. E speriamo di venire a Chiaravalle qualche volta a trovarti, perché non veniamo mai, insomma, quante parti, non veniamo mai. Francesco, io... Franco Marotta, tecnico della Raffaele Nicastro per Interforze e Città di Maglia. Allora, Franco, commentiamo questo pareggio, che certamente a noi, un pareggio che ha vinto tutto, è sembrato giusto, anche se alla fine... Penso che anche Chiaravalle aveva fatto nel primo tempo un'azione pericolosa, che poteva anche andare dentro, ma anche al secondo tempo avete fatto delle azioni pericolose, perciò alla fine credo che poi gli episodi si equivalgono, anche se voi avete contestato almeno due rigori, che secondo... Io ho visto che avete contestato due rigori, comunque un primo tempo dove insomma avete cominciato bene, poi Chiaravalle è uscito fuori, ha fatto però uno strano gol che veramente non so da cosa è nato, da uno sbaglio oppure da una disattenzione difensiva. E poi, diciamo, al secondo tempo avete cercato tutti i modi di sbloccare questa partita, però forse voi manca, secondo me, un finalizzatore che riesca, perché voi fate molto gioco, secondo me, la tua squadra, però forse manca un giocatore proprio di peso che riesca a mettere dentro quelle palle che... Sei d'accordo con la mia analisi, oppure vuoi dire qualcos'altro? Poi dico, ti abbiamo visto pure con l'abito un po' arrabbiato, insomma, non so cosa è successo, non ti abbiamo mai visto così arrabbiato, abbiamo fatto ancora le riprese, perciò le rimetteremo a cruzzita se ti va... Niente, la partita, queste sono partite che se non si prendono con la giusta
concentrazione. Giusta concentrazione, si rischia poi che vanno a finire in questo modo. Cioè, una partita iniziata benissimo da parte nostra, sbloccata subito da un grande gol di Amantea, e poi avevamo la partita in mano. Cioè, io subito dopo il nostro gol ho visto una squadra del Chiaravalle proprio dimessa, proprio rassegnata. E invece lì noi abbiamo sbagliato, perché lì dovevamo chiudere, abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita. E bisogna essere cinici ad approfittare di queste situazioni. Dopodiché, su un'azione strana, nettamente in fuorigioco, e questo, su questo io ero in linea, ci posso mettere la mano sul fuoco tranquillamente, hanno pareggiato su questo gol clamoroso di almeno 10 metri di fuorigioco. Hanno pareggiato, vedremo sulle immagini le partite, vedremo sulle immagini, vedere se, sicuramente. E quindi poi lì la partita ha cambiato totalmente aspetto. Cioè, loro che erano impauriti hanno trovato coraggio, hanno trovato stimoli, hanno trovato fiducia, e quindi da quel momento in poi loro hanno disputato la loro onesta partita. Al contrario, noi che avevamo la partita in mano, il gol del pareggio, invece di stimolarci, ci ha un po' messo in difficoltà, e ci è voluto tutta la fine del primo tempo e l'intervallo compreso per riproporre la squadra aggressiva come è stata il primo tempo. Però poi naturalmente loro si sono chiusi meglio e, ti ripeto, dietro hanno sbagliato pochissimo. Noi siamo stati imprecisi, siamo calati anche fisicamente alla distanza, e il colpo di grazia ce l'ha dato sempre il signor, non mi ricordo come si chiama, Picella, speriamo di non incontrarlo più questo signore, per l'amor di Dio, che ci ha tolto Tarsia, e lì poi noi... Ma perché vuoi alla fine dire... Già, credo che tu non sia contento dell'arbitraggio, non è la tua domanda. No, io più degli episodi, perché io posso parlare del gol. Perché ti sei arrabbiato in quel modo? Ecco. Perché è un indisponente, questo è un indisponente. Cioè, io non so fino a che punto possiamo arrivare con la telecamera, voglio dire. Alla fine di questo discorso, ecco, parliamo un po' del campionato. Il Fronte ha pareggiato 1-1 contro il Badolato. Non lo so, che ha pareggiato 1-1 finale. E voi avete anche pareggiato 1-1. Insomma, come vedi questa lotta? Io ero a questo punto, sai che ti dico? Mi tengo questo punto stretto per la salvezza, e sì, non voglio sentire parlare più di niente. Mi tengo questo punto per la salvezza. Abbiamo fatto un passo in avanti. Sì, salvezza, e non voglio più, da questo momento non voglio più sentire parlare di playoff e di niente. No, perché evidentemente qualcuno pensa che siamo, cioè i miei difetti, i nostri limiti li conosciamo, quindi è inutile andare oltre quelle che sono le nostre possibilità. Vabbè. Quindi parliamo, mi tengo questo punto buono, vedo il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista, sì, e mi tengo il punto buono in chiave salvezza. Dopodiché playoff, chi vuole andare a fare, le va a fare tranquillamente. Io devo vedere di fare, e avevamo 20, obiettivo 29, 30 punti, 30 punti. 29, 30 punti. Quindi è un punto buono, però ci siamo tenuti il Chiaravalle alla stessa distanza di prima, perché era da sto punto no. Cioè, perdi stimolo, perdi tutto, tutta la buona volontà che ci metti, però poi ti fanno cadere le braccia. Va bene, Franco, io ti ringrazio, sei stato molto esauriente. Ci dispiace che magari ti sei un po' arrabbiato oggi, perché ti ho visto sempre molto, molto tranquillo. Può succedere, tutto può succedere. Possibile, però poi ci sono cose che vanno al di là. Io ripeto, io non discuto mai l'errore tecnico. L'errore tecnico.